prima stavo molto più in silenzio, ascoltavo, guardavo, e guardando, ascoltando iniziai a guardare anche gli aspetti delle altre persone, e non per forza invidiarli, ma bensì a imparare dagli altri, che è la cosa più importante. Non bisogna mai invidiare nessuno, bisogna imparare dagli altri. Ragazzi, altro giro, altra corsa di questa Milano-Sanremo. Oggi con noi c'è Fasma insieme al suo produttore Gigi. Esatto. Ma Gigi come Good Game? Sì, esatto, più o meno quello. Ma più che altro era perché tutti questi nomi strani, eccetera, Gigi mi chiamano tutta la vita. Perché tu ti chiami Luigi. Luigi, esatto. Quindi Gigi. Era proprio la cosa più Gigi, però mo fa più figo Gigi, Good Gigi, Game. Good Game, ci sta. In verità è Good Game che è stato scritto per Gigi. Ah, ecco così. Da quello deriva. Allora ragazzi, questa coppia insieme, perché c'è Fasma, ti abbiamo visto l'anno scorso. Sì. Per sentirmi vivo, pezzone, bellissimo, a me è piaciuto un sacco, lo sai. Lo sai. E quest'anno ti sei portato anche... Sì, c'era anche l'anno scorso il buon Gigi, perché c'è sempre con Gigi me... Gigi è sempre con te perché è il tuo produttore di tutti i pezzi. Partito tutto insieme, diciamo. Però quest'anno in maniera sicuramente più consolidata, ecco. Sì, no, anche, cioè, l'anno scorso quando facevi i giri di interviste eri da solo. Sì, 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 però ecco, sul palco comunque c'è sempre stato, proprio per far capire che comunque dietro tutta la parte musicale è giusto, secondo me, dare il peso, esatto, giusto a quel momento e per quello che lo vogliamo condividere. Perché nell'ultimo tempo, cioè in questi ultimi anni, ultimi due, 2-3 anni, il ruolo del produttore è diventato sempre più fondamentale, no? Sì, dai, diciamo che alla fine è sempre stato fondamentale. È sempre, sempre stato, però sono cioè, adesso anche i produttori sono degli artisti. Ma perché a me bravissimo. Si è creata, diciamo, quella cosa che secondo me è più facile adesso produrre pure con, cioè, mezzi per dirti più... l'ultimo album di Mace, no? Ha fatto che ora i produttori comunque hanno un ruolo molto più importante all'interno della scena, senza dubbio. Però secondo me proprio è un fatto che noi lo portiamo più non tanto come figura di produttore, ma proprio la persona con cui abbiamo iniziato. Okay. Cioè per me lui, oltre il mio produttore, oltre il mio miglior amico, è la persona davvero con cui abbiamo detto e ho detto facciamolo. Ah, tuo miglior amico? Già sai. Ma che storia romantica. Hai visto che... Sei proprio di Roma, guarda. Per fortuna, ma bisogna questa alcuna, romanticheria romana. Scusate, perdono, bisogna avere fortuna nella vita. Questa è romanticheria romana. È certo. Tu sei di Roma, no? Io non sono di Roma, io sono di Foggia, sono pugliese, però abito da 8 anni a Roma, ho fatto il liceo lì e ho avuto la fortuna di conoscere Tibi e è nato tutto questo. Fortuna, sì, questo è un tipetto impegnativo, io lo conosco. Sai che è il fratello di mio carissimo amico? Quindi io l'ho visto crescere sto pischelletto. Però, cioè, infatti adesso mi fa strano vederti qua. Però, cresciuto. Sì, cresciuto. Cresciuto. Ma bravo, perché tu hai detto, ho letto una tua dichiarazione che ha detto che sei cresciuto rispetto all'anno scorso. Molto. Cioè? Beh, a livello sicuramente, a livello personale, credo di aver fatto un passo di maturità. Cioè, nel senso, ho iniziato davvero a vedere la musica al 360 gradi, non più solamente a vedere l'aspetto musicale, e soprattutto credo la differenza dell'anno scorso è il fatto che abbiamo il nostro management, la nostra realtà, che è quella di VFK Empire, si sta consolidando e sta prendendo piede nel mondo della realtà. Facciamo una cosa, parliamo di voi. Vai. Anzi, parlatemi di Parlami. Ok, parlatemi di Parlami. Questa gag, penso, non te la farà nessuno. Te l'hai ripreparata da... sì, guarda, sono settimane. Da quando ho visto che tu presentavi Parlami... Ho detto, gliela devo dire, lo sai. No, è un Parlami pezzo di te. Certo, no, però alla fine parla di quello, parla di noi, parla della nostra realtà, parla della mia realtà, parla sicuramente di un'esigenza che sta alla base della nostra musica, è quella di voler comunicare qualcosa senza star là a dover pensare, a dover riflettere, ma cercando di tirar fuori al 100% quello che si ha dentro. Invece, no, parliamo di cose serie. Certo, siamo... è arrivato il momento di parlare di cose esatto. serie. Tu sei romano, io sono romano, certo. Io sono della Roma, tu sei della Roma, certo. Gigi come è messo? Gigi, Gigi, che squadra tifi? Tifo Roma. Davvero? No, non tifo proprio, okay, ti dico la verità. Ma mi racconti 3 aneddoti legati al mondo Roma? Tu ricordo... Beh, ce ne ho tanti, ti posso dire quando abbiamo vinto lo scudetto, tu eri nato? Sì, ero nato, però... Non so se stai parlando proprio con la persona giusta di calcio. L'ho visto entrare una volta in una partita, ha sbagliato un gol a porta vuota. Io faccio da allenatore, Io faccio da allenatore, come sempre, il mio ruolo è quello. Però da tifoso, dimmi un po'. Da tifoso, no, guarda, per quanto riguarda proprio la S Roma in sé, non c'ho il ricordo di mio fratello che mi è venuto a prendere a palla a nuoto e mi ha portato allo stadio per la prima volta, ti posso raccontare questo. Poi per quanto riguarda Roma come città, ho tantissimi ricordi perché mi accompagno ogni giorno della mia vita camminando per le strade. La città mi parla
Però se vuoi ti posso raccontare questo piccolo aneddoto. Succede che avevo cambiato casa e perciò avevo questa casa nuova tutta vuota così. Allora dico a Gigi, non c'avevo ancora lo studio, faccio Gigi, sfruttiamo questa occasione, cioè, abbiamo una casa vuota, mettiamoci lo studio, quando ci capita. Bravissimo. E c'era questa cupola di fronte a questa, c'era la finestrella che dava su una cupola. Una, ti parlo che era una camera molto piccola, sì, saranno state... una casa, una stanza. No, saranno stati, vabbè, oh, un inizio, 15 metri o 20 metri quadrati. Perché lui era piccolo, quindi era grande. Bravissimo, proporzione. Sì. Succede che, niente, a un certo punto mi mancava un pezzo di una frase, di una canzone, mi mancava proprio la chiusura, allora faccio... Sei più bella delle cupole di Roma. Sì. E da lì era la frase di Marilyn, che è stata la nostra prima traccia, abbiamo fatto Singolo d'Oro. Sì, 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 il tuo, beh, e perciò niente, più famosi. È stato un po' a Roma che ci parlava e ci ha detto guarda, ti ispiro io. Abbiamo quasi finito, però dulcis in fundo noi abbiamo la nostra classifica, sai, Billboard è famosa per, certo, le classifiche, Sanremo, certo, è fatta di classifiche, noi non potevamo che fare la nostra di classifica, certo, che è la più importante. Certo. E si basa su questo. Ok. Voi siete in due, quindi potete giocare di squadra. Ok. Vincerà questa classifica chi dirà nel minor tempo possibile la parola Billboard a partire da adesso. Billboard al contrario. Ah, ho messo un piccolo dettaglio. No, è importante. Piccolo. Vado, 3, 2, 1. Billboard al contrario. Billboard. Esatto, questa è dritta e semplice. Poi lib. Billboard. Ma board si scrive. Lib. 29 e 30. Vabbè, stiamo di partro che... Oh. 29 e 30, vediamo come siamo messi come tempi. Ragazzi, siete terzi, mi dicono la regia. Vabbè, meglio, io dico meglio per che te, il problema è quello. Vabbè, dai, se può fare. Dai, se può facciamo, ma facciamo così, per oggi ti lascio così. Già, sai, se va bene. Bene. Mezzo capito, la interpretazione. Finiamo qua questa puntata, grazie per essere stati con noi, Fasma e Gigi.